sta macchina è veramente un demonio, eh. Ciao donne e uomini nudi e bentornati qui su Horizon 5 e la mia macchina che si devasta mentre vi saluto. Ok, eccoci qua. Oggi cosa andiamo a vedere? Oggi cerchiamo di fare altre gare perché dobbiamo andare avanti e sbloccare un sacco di roba. Salita sugli altopiani. Mi piace l'idea della salita sugli altipiani. Sull'altopiani. Su tutti i piani. Insomma, quello lì. Oddio, passo in mezzo. Sì! Che sfiga! Ho preso il pullman dell'Alitalia, tipo. Vabbè. Niente, la colorazione era quella. Posso passare in mezzo ai pannelli fotovoltaici? No dai, sono stato bravo. Noi siamo piloti green. Ah, ma qua ci vuole una macchina per asfalto. Partecipa all'evento, giocatore singolo. Allora bisogna prendere una macchina che sia maneggevole anche. Mi consiglia la Clio, ma io la prendo, è la mia auto la Clio. Sì, guiderò la mia auto nel gioco. Ma ci sono auto un po' strane, perché io ho preso la Clio? La mia Clio? Uguale alla mia, oh. Avvia gara, ma è originale. Adesso voi mi spaccate, lo so già. Va bene, dai, la Clio paura non ne ha. Dark è la sua Clio contro tutti. Sembra davvero di star nella mia. Se non ci fosse scritto RS è la mia, eh. È veramente ben fatta. Ma ti devi anche un attimino levare dalle balle, grazie. Sì, vabbè, adesso mi devi sportellare tu a me solo perché ho la Clio. E io passo in mezzo. Ok, che andiamo, dai. Clio, fai vedere quello che sai fare. Toh, sportellatina. Devil May Cry davanti. Beh, siamo già in un'ottima posizione, non pensavo. Ma perché hanno tutti i gipponi? C'è qualcosa che io non so? Probabile. Tiro sta quarta. Toh. Spallina. Lì è più un'inculata spallina, però fa niente. Beh, però mi piace, eh. Devo dire che la mia macchinina ancora mi piace. Vabbè, ma che lunga che l'ho presa. Dai, vabbè, addirittura. Fra, ma che? Allora passo di qua e spallino. No, non serve. Vedo dei ruotoni giganti a fianco a me. Ok, tutto a posto, lo vedo nello specchietto retrovisore. Ma è un attimo, eh. Non ho ben capito cosa stanno combinando. Quest'anno la IA è un po' strana. Perdona, ma poi a volte arrabbiatissima. Ci sono gare dove sono fortissimi in una maniera mostruosa e poi senza cambiare la difficoltà ci ritroviamo invece dei babbi. E non capisco il perché. Sta cosa non l'ho notata solo io. Saluto anche Paolone che l'ha notato pure lui. E parlandone è venuto fuori, ed è vero. Vai, Cliozza! Sì, vabbè, ma ce l'ho l'ABS, perché devo sgommare anche con la ruota di scorta? Non lo so. Loro le curve le fanno a bomba. Io la sto tenendo tranquilla. Un po' d'erba, ma va bene. Dai, qua è stata troppo facile. Non me l'aspettavo, ho preso una macchina originale. Ne farò una arrabbiata poi di Clio, eh. Che a sto punto la voglio usare ogni tanto. Oh, dai, riprenditi però, cavolo, una salita, devo scalare. Per una salita. Su. Arrivato. Ma quant'è alta? Ah no, aveva fatto un salto, si vede. Non lo so, l'ho vista altissima. Di un bug. Ma guardate che carina la Clio. Oh, un attimo, scusate, io ho fatto il mal di mare a tutti. È fatta proprio bene. La mia non arriva a 7000 perché il gasolione. Oh, c'è un'altra gara proprio qua, io direi di farla. Corsa nel tunnel. Oh, madonna che freno lungo. Beh, stavolta cambiamo, dai, andiamo di Hyundai. E si parte! Dentro non l'ho ancora vista, la vedrò ora. Oddio, è moribonda. Originale anche questa. Abbiamo anche un'auto a sigaro. Che ora spallinerò mostruosamente. Toh! Togliti! Sono una brutta persona orribile. Volevo guardare com'era la macchina, è bella. Oddio! No! Non lo faccio più! Ok. C'è sempre il traffico, bisogna stare un po' più attenti così. Passiamo in mezzo alla cittadina. La Lancer non la posso spallinare. Spallinerò lei. Toh! No! Disastro! Ok. Dai, però non vai avanti neanche se paghi, eh. Oddio, io sto guardando un'altra cosa. Dai, muoviti. È lenta. E metto la seconda. Una cambiata un po' decisa, magari una curva me la fai decente. Oh, là, volevo che si intraversasse un pochino.
E ti passo. Ciao Jim, passo anche te. Oddio. Ok, aspetta, guardiamo un po' fuori, che ancora adesso non vi ho fatto vedere l'auto. Ho preso qualche palo, fratelli. Sì, dai, non è male, però è un po' lentina, va. Va elaborata a dovere sta macchina. E dai, però. In queste viette qua è un macello, già non ho ripresa. Non posso tenere una velocità di un certo tipo, se non mi ammazzo. Oh, grazie per la spallina, amico. Sei stato veramente un angelo custode. Ti voglio bene, proprio tanto, fisicamente, romanticamente, ecco. Sì, però non t'ammazzare, non è una salita chissà cosa, eh. Beh, oddio, sì, un po' sale. Finish. No, che cazzo. No, non è successo quello che è successo. Ecco, ma va, concluso primo. Schifo di gara. Che ve lo dico a fare? Un bel viaggio con questa macchinina, direi. Sì, oddio, no, no, la rovino. Per il costo che ha. Vabbè, no, è nuova. State tranquilli, se la volete ve la faccio a un buon prezzo. Poi non dite che non vi faccio mai vedere la Ferrari. Un F40 così, nuova, beh, quasi. Esibizione, giocatore singolo. Me la sceglie lui l'auto, immagino, sì. Sta accadendo. Sì, ma si dà il giro tra un po'. Devo battermi contro il treno, immagino. Non avevo dubbi. Oddio, guardavo il treno. Scusate. Ok, dai, 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 trenino, fammi solo prendere un po' di velocità e ti do via alla grande. Magari se guardassi anche dove vado. Perdi i vagoni, zio. Quindi va più veloce lui. Ma non vale, lui non fa le curve. Dai, macchinina. Sì, vai che comincio a darti. Caro trenino, non puoi averla sempre vinta tu. Ti sto dando, ciao. Oh, Cristoforo. E vabbè, però, raga, mi devo anche frenare ogni tanto. Ma io non posso sganciare le carrozze come fa lui per andare più forte. È un trassone bastardo, però. Una volta non le facevano ste cose, ma hanno capito che qua tutti trassano. Non giocate nemmeno online in questo gioco per adesso. Ci sono i peggio trassoni. Ah sì, io prendo la scorciatoia. Toia, la scorciatoia, cosa ho detto? È giusto, no? No, è passato. Non vedo niente. Oddio! Ma che cazzo? No, vabbè, ma quest'auto nel fuoristrada no. Perché mi fate questi sgarri apocalittici? Cosa vi ho fatto di male? Non ti preoccupare, trenino, non ti preoccupare, che magari vinco io. Non è ancora detta l'ultima. Dai, Lambo! Dai che lo recupero, dai che lo recupero, dai che lo recupero! Sì, sì, sì! Vaffa! Ho vinto? Sì! Sai che questa puntata devo bippare. Ogni tanto mi scappa qualche parolaccia. Amazing! Come ho già fatto l'altra volta, vi faccio vedere un altro salto verso un'insegna mostruoso e ve lo pubblico anche in questo video. Buona visione! Altra insegna di... Ce la farò mai a prenderla? Oddio, no, no! No! Voglio tirar giù quella casa! Seguo le mie orme! Dai! Dai, piglia la rincorsa decente! Ce l'ho fatta? No! Dai! Oddio! Dai che la chiappo! Dov'è? Dai! Dai! No! Dai! Non la chiappare! Ma che saltone! Dai che lo chiappo! Dai! Sì! L'ho presa! Oddio! Vai, vai, vai! No! E dai! No! Dai! E fai sto salto, rompiballe! No. E prendilo! Dai, 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 dai! Sì! Sì! E mentre voi vi siete goduti questo bel video, io sono arrivato qua. Scegliamo un'altra auto. Dai, sì, stavolta un bel Subarino. Il Subarino. Bene. Oh, sentite il suono? Oh, che bel suono! Stavolta mi piace. Dai, macchinina, tira fuori le palle, eh?
più bisogno delle tue. È permesso però. Dai, no! Ma davvero? Ma puoi parcheggiarti lì? Ma sei una merda. Sei una persona orripilante. No, pure Golf, a me sei sempre piaciuta, però in questo caso vai via, No, ma come ti permetti? Mi stai spalleggiando, tu a me. No, ma che sta succedendo? Jim, perché mi stai spalleggiando così? Ok, adesso andiamo da Eagle con la sua Porschettina. Poi passiamo a Harry Skyline, che saluto sulla sua Golf. DVD, sta arrivando da te, un attimo. Sì, dai, così. Vorrei vedere però anche l'auto, non l'ho ancora vista. Oh, scusa. E finalmente davanti abbiamo il primo. Chi è? Paolone. Ciao Paolone, arriva. No, la curvaccia. Paolone non molla la presa. Viaggia, Grande Rios, lui è bravissimo, ma nella realtà dico, guida veramente, veramente bene. Ogni suo record me lo sudo. Però ti devo spallinare anche a te, sì. Ma perché vi frenate così in mezzo alla strada? Sì, ma va di più. Cazzo, se non cambio, c'hai ragione pure tu. Agguerrito, Rios non mi molla, è sempre lì dietro, non vedevo l'ora di fottermi, ma io faccio così e sono arrivato. Ah. Abbiamo ancora altri pezzi delle avventure che potremmo toglierci dalle scatole, tipo questo. Juggernaut mi piacerebbe, però adesso ho già fatto un bel pezzo di video, quindi è meglio che evito. E si parte con questa Supra, Z4, mi viene proprio spontaneo. Sì, però dai, vai. Non va avanti, manca a pagarla. Abbiamo Jim davanti, che saluto come sempre, a me piace vedere i vostri nomi lì. E la Madosca, mi spallinano questa volta, ma non è un problema. Cerchiamo di infiltrarci un pochino, perché sennò qui la vedo un po' magra. La macchina non va tantissimo, loro viaggiano. Estialis, ti saluto anche a te. Ah, se mi sono allargato troppo. No, Estialis ne ha approfittato immediatamente. Anche Lore, se non ne approfittano tutti di me. Sono stato violentato. E vado via. Ok. E un attimo. Sì, poi abbiamo Harry Skyline con la Evo. Fantastica Evo, auto che io adoro, l'auto del mio cuore. Lo sapete già. Oh, Eagle davanti, Eagle primo. Aia, Harry, che mi hai dato sta botta. Ha dato una botta disumana. Questo è un testa a testa tra me e Eagle. Finirà in una sola maniera questa. Mamma mia! A questo livello di difficoltà le gare sono toste, Facciamo anche girarle. Eccolo qua. Gran Turismo S Forza Edition 2010 Maserati, vabbè. Ok. Poi che altro? No, 40.000 va quel paese. Claxon piffero. Che fortuna. Beh, 100.000 fanno comodo, insomma. Oh, il Volvone. Bella l'M3 2005, ci sta. Questo ci sta ancora di più. Perché? Vabbè, ma ce n'è un botto che non ho preso. Allora avrò tantissima roba da prendere. No, qua niente. Qua è finita, ok. Poi qua cosa abbiamo? No, vabbè, ma devo andare avanti tutto il giorno qui con tutta la roba che... Oh, signore. Boh, signori, direi che il video può terminare assolutamente qua. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, vi chiedo solo un bel mi piace. Tanti commenti qua sotto che sono la parte più importante. E alla prossima. Ciao belli!